a 18 anni mi vedevo veterinaria, o almeno ho sempre sperato, sognato di guarire gli animali e raccattavo gattini e prendevo funghi. E quindi facevo la gattara e l'animalista. Poi ho cambiato un po' direzione e oggi faccio l'attrice. Provo a far l'attrice. Ho fatto cose scritte da me, poi ho recitato, vabbè, in Boris, come qui sanno. E tra 10 anni mi vedo, non lo so. Spero di poter insistere e continuare a fare questo mestiere, anche se è un po' dura, perché è un momento veramente di paralisi per lo spettacolo, per cui essendo noi dei lavoratori a progetto e disoccupati quando non ci sono progetti, noi siamo quelli che telefonano alla gente e chiedono ma comprovino? No, a parte niente, tutto fermo, e quindi un attacco e sta a casa aspetta e cerca di sopravvivere. Dunque, per riprendermi avrei bisogno di trovare più coraggio intorno a me, perché vedo che siamo un po' disamorati, siamo un po' rassegnati al non mettersi in discussione, non rischiare, non chiedere, non pretendere. E invece queste occasioni come questa piazza di oggi sono importanti. È un periodo in cui ci sono continue manifestazioni e quasi... Beh, tanto se per... No. Sai, mimi quello che dico io. Ci sono molte manifestazioni ultimamente, qua più di una settimana forse. Uno cerca di partecipare, però poi torna a casa metà felice e metà rassegnato. Non so, almeno io ogni tanto mi stanco, trovo che si condivide in piazza un entusiasmo, un senso di speranza che poi quando torni a casa l'hai lasciato un po' in piazza forse. Ecco, quindi più coraggio e partecipazione ci vorrebbe per riprendersi, ma anche da parte mia per prima, insomma, non si fa mai abbastanza. Proviamoci. Sono Caterina e mi riprendo. Mo tra un po' mi riprendo, quindi riprendetevi anche voi. Dai.